Più di 100 fra ragazzi e ragazze delle classi maschile 2009 e femminili 2008 e 2009 arrivati a Martina Franca praticamente da tutta la Puglia. È la cartolina offerta dal Trofeo delle Province di Pallacanestro Giovanile, manifestazione che domenica scorsa ha suggellato il calendario federale di allenamenti per gruppi e selezioni. 10 le squadre in gara, 6 nel torneo maschile, una per ciascuna provincia e 4 in ambito femminile, senza connotazione territoriale. La vittoria del torneo maschile è andata alla rappresentativa di Brindisi, che si è aggiudicata la finale su Bari, ma è un riscontro che è passato in secondo piano rispetto al carattere amichevole della manifestazione e all'occasione di confronto e crescita per atleti ed arbitri, oltre che per i giovani tecnici impegnati in panchina nel fitto programma di incontri fra mattina e pomeriggio. 2 le sedi di gara, il palazzetto dello sport Carol Wojtyla e la palestra scolastica dell'Istituto Maiorana, con ragazzi e ragazze che si sono alternati su entrambi i campi, ed organizzazione nell'occasione a cura della locale delegazione FIP, coordinata da Nico Valzani, con il supporto chiaramente del comitato FIP Puglia del presidente Francesco Damiani. Tante partite ma con tempi di gioco ridotti, 4 periodi da 8 minuti con abbandono del campo già al quarto fallo ed interruzione del gioco solo in occasione dei tiri liberi. È un trofeo delle province in chiusura di stagione che offre inevitabilmente lo spunto per un bilancio dell'attività delle annate interessate. Io sono molto contento del lavoro svolto, abbiamo avuto la possibilità di monitorare oltre 150 ragazzi di questa annata. Abbiamo già fatto alcuni lavori a livello anche regionale che ci permettono di far lavorare con qualità i ragazzi tutti quanti insieme. Devo dirvi, dopo aver visto questa annata, che le società stanno facendo un ottimo lavoro all'interno del proprio bacino di utenza. La Puglia del basket è ripartita dopo questi 2 anni di pandemia e siamo ripartiti molto bene con questa annata. Domenica stimolante anche per le cestiste nate nel 2008 e 2009, scese in campo davanti ad un pubblico numeroso. È stato molto bello unificare sia le ragazze che i ragazzi nel trofeo delle province, perché gli spalti erano gremiti, sì, c'era un grande tifo, perché poi i ragazzi che terminavano di giocare o le ragazze al contrario si fermavano sugli spalti e facevano il tifo per i compagni.